Buonasera a tutti, mi chiamo Rita Piano e sono la titolare della Caralis Autonoleggio, una ditta individuale. Sono iscritta in Sardex dall'anno scorso e attualmente mi trovo bene, perché in un periodo comunque di crisi economica il Sardex ritengo che sia una valida alternativa alla moneta tradizionale. Voi perché comunque una volta entrati nel circuito hai la possibilità di avere un plafond che puoi sfruttare prima di avere una certa liquidità, e voi perché comunque ti metti in contatto con una serie di aziende che o hanno una diretta attinenza col tuo lavoro o comunque ti danno la possibilità di sfruttare la liquidità necessaria per utilizzare dei beni e servizi alternativi. Come detto prima, la nostra attività si occupa principalmente di autonoleggio senza conducente. Siamo aperti dal 2011 come ditta individuale, ma la nostra esperienza risale a 15 anni prima. Abbiamo iniziato come dipendenti, poi come agenti e infine ci siamo messi in proprio. Attualmente la nostra attività si svolge principalmente in estate con il settore turistico e in inverno con le ditte che appunto arrivano in Sardegna, ormai sono sempre di meno comunque purtroppo, per svolgere le proprie attività. Beh, il Sardex è, come già pubblicizzato diverse volte, è un circuito alternativo alla moneta. Emette diciamo, una delle principali novità è il fatto che possa mettere in comunicazione diverse tipologie di attività e professioni e specialità in contatto. Naturalmente questo avvantaggia le aziende sarde e una delle peculiarità del servizio è proprio il fatto che non ci sia una concorrenza, diciamo così, diretta fra esercenti nello stesso settore, ma vengono scelti diverse tipologie di attività limitatamente ad un determinato settore. Quindi ad esempio nell'autonoleggio ci siamo noi che forniamo un determinato servizio all'aeroporto di Cagliari, mentre come carrozzerie ai quali poi noi ci rivolgiamo ce ne sono ugualmente un numero limitato, proprio per evitare che vi sia concorrenza e venga a venir meno comunque il fondamento stesso del circuito Sardex. Se dovessi scegliere un aggettivo per il circuito Sardex e il personale che c'è dietro, direi sicuramente efficiente. Voi perché comunque sia attraverso le domande e le risposte via mail che poniamo e che ci vengono date è un servizio molto tempestivo. Voi anche perché con le diverse email che riceviamo siamo comunque posti a conoscenza delle diverse attività che esistono, che entrano in circuito Sardex anche poco tempo prima, comunque poco tempo dopo il loro ingresso nel circuito. Quindi siamo costantemente aggiornati e abbiamo comunque un servizio di supporto che è valido comunque. Per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti Sardex, avendo un'attività di autonoleggio, vengono spesi principalmente o in lavori di carrozzeria o di meccanica o comunque tutto ciò che ha attinenza con la nostra attività. A dire la verità non mi è ancora capitato di utilizzare i crediti Sardex per altre attività che esulino dalla mia principale. Conto di farlo, ma le spese sono talmente tante che preferiamo comunque utilizzarli direttamente per l'attività, per poi ingrandirci comunque in un secondo momento. Il fatto di entrare in Sardex ha portato sicuramente vantaggi sia dal punto di vista pubblicitario, perché oltre ai clienti nuovi che sono entrati a far parte comunque della nostra clientela, anche il fatto comunque di poterci dare un canale alternativo pubblicitario, quindi il passaparola, che comunque è sempre la pubblicità migliore, ha funzionato anche utilizzando il canale Sardex. Thank you.
cosa mi aspetto dal futuro? Mi aspetto comunque che si ingrandisca il circuito, tenendo ben presente che tale circuito può funzionare solo ed esclusivamente se c'è un ricambio, una domanda e un'offerta. Quindi non solo utilizzando nuova clientela, ma anche spendendo tali service, che comunque è alla base di ciascun sistema economico, quindi non solo quello basato sul Sardex, ma anche quello basato sulla moneta normale. Senza dimenticare appunto che il circuito siamo noi e quindi non dobbiamo solo ricevere, ma anche spendere i soldi e creare nuovi investimenti e nuova economia.